è reso ancora più grande per il fatto di aver ritrovato l'archivio storico della NAI. Caratterizzato i 3 anni e mezzo passati e i programmi per il futuro. Allora, mi chiamo Lucia Nardi, come hanno detto ho lavorato all'archivio storico della Ericsson, la mia formazione ho una laurea in paleografia. Dei lavori di questo congresso? Allora, noi una dichiarazione di intenti che abbiamo fatto, se noi possiamo cominciare a far veramente dare una svolta all'associazione. Prima però dobbiamo stabilire quello che vogliamo, un'associazione che sia professionale, un'associazione che sia culturale e professionale, un'associazione che dia certificazione. Secondo me noi dobbiamo essere chiari in quello che vogliamo, non si può andare come le schegge impazzite e dire un giorno io voglio una cosa, dobbiamo decidere che cosa vogliamo essere, perché è evidente che questa associazione è fatta da più anime e adesso queste anime in qualche modo si devono amalgamare. La maggioranza, la totalità non ci potrà mai essere, la maggioranza è quella che conterà anche il resto.